Benvenuti amici YouTube, oggi volevo parlarvi delle prese domestiche italiane. Sono prese che si chiamano per uso domestico o similare, infatti le troviamo oltre che in casa, nel terziario, nei negozi, negli uffici, a scuola e così via, ma non le troviamo nell'industria dove invece ci sono le prese industriali che sono normalizzate a livello europeo, quindi sono uguali in tutta Europa per fortuna. E sono normalizzate dalla norma EN 60309 che equivale alla CEI 2312. Per quanto riguarda lo standard italiano, invece, abbiamo diversi standard e soprattutto non è uguale allo standard che troviamo in altri paesi europei. Le prese per un domestico similare sono descritte nella norma CEI 2350. Ora passiamo in rassegna. Questa che vedete sullo schermo è la presa che tutti conosciamo, è la famosa presa italiana da 10 A. Si chiama P10, nome ufficiale delle norme è UNEL P10 e può offrire al massimo una corrente di 10 A e da 3 poli in linea, dove quello in mezzo, come sapete, è la terra. Quest'altra, che è simile, però vedete che ha i poli più grandi e più distanti, è sempre una spina italiana con la terra centrale che però può dare fino a 16 A. Questo tipo di prese è in disuso, tanto è vero che dal catalogo dove ho preso queste immagini non c'era neanche, ho dovuto modificare la fotografia della presa seguente che vedremo per ottenere questa. È sconsigliata perché? Perché con questa spina che può dare fino a 16 A non possiamo collegare spine da 10, come ad esempio il nostro caricatore del telefonino piuttosto che tanti altri elettrodomestici. Quindi cosa si è introdotto negli anni? Si è introdotto quest'altro standard che penso che tutti conosciate. Questo standard è nient'altro che l'insieme delle prime due che abbiamo visto. 10 A più 16 A si ottiene questa che è una presa bipasso, cioè bipasso vuol dire che ha due passi, cioè la distanza dei poli può essere piccola o grande, quindi accetta sia spine da 10 che spine da 16 A. Il nome ufficiale di questa si chiama P1711, che è la presa, comunemente si chiama presa bipasso. La presa da 16 A, mi sono dimenticato di dire che si chiama P11. Mentre la presa bipasso si chiama P17/11. Questi nomi e numeri 10, 11, 17 non sono da confondersi con gli ampere, solo nel caso della 10 A si chiama P10 e a 10 A, ma sono originariamente i numeri della pagina della norma, quindi P10 è la, ricapitolando, P10 è la 10 A, P11 è la 16 A, P17/11 è la bipasso. Come tutti sappiamo però in Italia vengono venduti anche tantissimi elettrodomestici che hanno la famosa spina tedesca rotonda e quindi la CEI ha normalizzato anche questo tipo di presa. Ecco, questa che vediamo viene comunemente chiamata sciuco, però non è una vera sciuco, ma è una presa mista tra una presa italiana e una presa tedesca. Per quale motivo? Perché la vera sciuco non ha il polo centrale di terra, ma solo le due linguette laterali di terra. Questa invece è una presa che si chiama P30, sempre normalizzata dalla norma CEI 2350, e questa presa praticamente può ospitare sia una spina da 10 A italiana, sia una spina sciuco, cioè quelle rotonde che hanno la terra laterale. Questa spina, la P30, viene anche erroneamente chiamata universale perché va bene sia per le tedesche che le italiane di spine. In realtà non è una vera e propria presa universale perché la vera presa universale è la seguente. Che cosa fa in più questa? Questa praticamente è la presa universale che è dal 2015 è stata inserita anch'essa nella norma, si chiama P40. E ospita tutte le spine che abbiamo visto finora, cioè 10 A, 16 A, vedete che all'interno ha un bipasso e anche la spina di tipo tedesca rotonda, detta anche sciuco.
Quindi, ricapitolando, abbiamo questa che è la P40, che è per l'universale, questa che è la P30, che è una presa che va bene per l'italiano da 10 A e per l'Asciugo, che tra l'altro ne porta 16 al massimo. Questa è la Bipasso, che si chiama P1711 e va bene per 16 A e 10 A. Questa è la P11 solo per 16 A, questa è la P10 solo per 10 A. Spero di aver chiarito un pochettino i dubbi per chi ne avesse in questo campo. Altra cosa da dire è che mentre giriamo per l'Europa non abbiamo dei standard differenti e ad esempio una delle cose che ci serve è caricare il telefonino possiamo ricaricarlo sostanzialmente anche in Germania, perché anche se non ha la presa centrale, molti dispositivi come il caricabatterie del telefonino non hanno la spina centrale, quindi possiamo girare, quindi andare sia in Germania che in Francia, dove c'è uno standard simile, che in tanti altri paesi dove c'è la spina tedesca, come ad esempio Cecoslovacchia, e utilizzare il nostro telefonino. Cosa diversa invece per il computer o per altri dispositivi che hanno bisogno della terra, in quel caso avremo bisogno di un adattatore. Se avete commenti o domande, lasciatelo nei commenti qui sotto. Vi saluto. Se vi piace il mio canale, iscrivetevi. Vi saluto, ciao, alla prossima.